Eccoci qua. Ok, per sempre, la foto, ricordo. Sempre in mezzo a una strada. In mezzo a una strada. Siamo da ieri sera. Da ieri sera abbiamo fatto la nottata. E sbogliati, vediate, si vede che lui... Sono un po' spettinato, mi sono fatto la barba. Bene. Road TV Italia. Sono così. Siamo per strada. Chiederemo alle persone che passano per strada se nel ventunesimo secolo uomini e donne sono uguali. Da che punto di vista? Cioè, nel senso che oramai la donna si è fatta più audace, l'uomo si è fatto più timido. Alla fine, qual è la parte delle differenze anatomiche, fisiche, qual è la differenza tra uomo e donna? Donna, va bene. Vediamo, va bene. Io mi sono talmente immedesimato, ho detto uomo e donno. Esatto. Ok, benissimo, vediamo. Okay. Allora, la domanda che vogliamo farvi è questa: ma nel ventunesimo secolo uomini e donne sono uguali? Cioè, si stanno in qualche modo assimilando? L'uomo è più timido, la donna è più decisa, è più aggressiva, più audace. Come funziona? Grazie a Dio non siamo ancora uguali. Se fossimo uguali sarebbe la fine. Anche perché qui c'è comunque. Esatto. Parla chiaro, forse esatto. Allora sta domanda, Però da esterni, diciamo, esclusi voi. Da esterni. Sicuramente, diciamo, nel ventunesimo secolo la donna è più emancipata rispetto a prima. Ed è un bene questo secondo te o no? Ci vogliono le donne con le gonne? Ha risposto. Sicuramente sì. Assolutamente, infatti ho i pantaloni. Diceva la signora con le gonne emancipate. Certo. Quindi sempre femminili, ma certo. Ma qualche uomo si lamenta che le donne, facendosi troppo audaci, facendosi troppo decise, carrieriste, diventano un po' come gli uomini, prendono il peggio degli uomini. No, le donne emancipate non sono maschili, sono femminili. Quindi le donne con le gonne? Certo. Ma lei c'ha il pantalone? No, io c'ho una finta gonna. Ah, ecco, la doppia cosa. Ottimo, allora, grazie, buona giornata. Però a volo, lui non ce la fa, c'ha la sciatica il nostro tecnico. Sono diventate aggressive per difendersi dagli uomini. Ah, dici che è una forma di difesa? Sì, visti gli uomini, tra virgolette, che ci sono in giro, cioè, ancora ce ne sta qualcuno però. Ma per esempio qua ce ne sono due. Vabbè, noi siamo asessuati. Uguale, condivido quello che ha detto. Siamo asessuati? No. Ah, no, siamo come gli angeli. Condivido pienamente quello che ha detto lei. Ma siete sorelle? No. Ah no, sono invidiate. Comunque entrambe bellissime, complimenti, vi lasciamo il nostro bigliettino. Unitevi, non in matrimonio, no, unitevi in modo che... Dipende dall'educazione che hanno ricevuto e comunque dal loro passato, dalla loro adolescenza. Aldo, allora com'è la situazione? Stiamo perdendo punti? Diciamo che l'uomo... alle volte tende a perdere virilità, però comunque... Non è il caso tuo? No, vabbè, nel mio caso sicuramente no, perché... No, ragionate in senso là. È una questione soggettiva, come ha detto la mia ragazza, dipende anche dall'educazione che una persona riceve durante il suo percorso di crescita, perché comunque sicuramente c'è la base familiare. Se i genitori riescono a impartire una buona educazione, una persona viene educata per bene e non perde la sua virilità. Sì, diciamo assolutamente sì. Che si dice che la donna ha perso un po' di femminilità in quanto è diventata più aggressiva. Forse non è caso suo. Gli uomini di una volta hanno preso troppa femminilità. Sarebbe troppa conferenza. Troppa confidenza. No, processo inverso. Sì, non è il caso di mio marito, ma vedo troppi uomini che si depilano più delle donne. Non è il caso di Renato, nemmeno a barba stamattina si è fatto, quindi lui è qua controcorrente. No, la parità sì, abbiamo raggiunta noi e penso che loro la rispettano. Quindi... Ma è pareggio oppure la donna sta un po' più? No, è pareggio. Forse la donna c'ha una merce in più adesso rispetto all'uomo. Ma perciò lei sta così lontana da Samuele? No, lei che si allontana. Ah, è lei che è dimorita. La donna quando vuole essere femmina è femmina? Ma io penso che secondo me la donna è stata sempre aggressiva. Vedi qualche graffio. No, non è il caso suo. Punto. E che è dovuto questo secondo lei? Il fatto che la donna lavora più dell'uomo? No, questa è una vecchia idea mia che sono anziano ormai. No, concezione diametralmente opposta. La donna è diventata più aggressiva. Sì, molte ragazze stanno rispondendo così. Perché secondo te? È perché sicuramente il lavoro, la competizione con l'uomo, in ogni settore, in ogni campo. Facciamo l'uomo, dobbiamo andare a cucinare, ce ne dobbiamo andare. Buon appetito. Beh, buona domenica. Ottima soluzione. Sandra! Signora Sandra! Signora, venga! Siamo qui! Eccola lì. Questo è il lavoro, ognuno per conto da vedere. Questa è la prova della autonomia. Sono andato per conto suo. Ma come sta solo?
Infatti, stiamo dicendo l'indipendenza della donna, cioè l'uomo si ferma e lei giriamo per stare telecamere. La donna va per conto suo, ormai è andata. E diciamo più che è una girlfriend, un'amica, non è più una compagna di vita. Ma nemmeno perché stava là, ma stava come se stava a maschio angioino. Ma l'uomo non è che è intimorito, perché l'uomo a volte è violento, quindi non è bene che è più debole. Come sovravvento non mi piace. Ma attualmente com'è la situazione? È che le donne la vincono. Le donne sì, più sì, forte. Secondo lei la donna è femminilità? No, e gli uomini hanno perso la virilità. Vabbè, vista questo, signora, voi che ne dite? Io dico che l'uomo è stato sempre debole. Ah. E si fa sempre infinocchiare. Beh sì, indubbiamente è dovuto anche al fatto che la donna, sì, con il femminismo ha avuto questa evoluzione e l'uomo non ha avuto altrettanto la possibilità di progredire e essere sempre lui il più forte, per cui si è trovato a un certo momento a dover subire, a subire dalla donna, perché poi la donna ha avuto più spazio anche nella società, nel lavoro e tante cose. L'uomo è rimasto indietro. Quindi aspettiamo il maschilismo? Sì, dove è femminismo? In questo senso ci vuole. Ci vorrebbe. Le donne stanno facendo troppo, non va bene. Perché il lavoro è sempre l'uomo che. Al Parlamento stanno sempre gli uomini e le donne niente. Al potere, cioè i posti di potere sono ancora per gli uomini, e questo non va bene. Vabbè, ma arriverà. Ne abbiamo già le valigie. E non sono uno che si vuole rubare il portafoglio, io faccio parte della procurata, giustamente, no, perché hanno capito. Piacere Paolo. Ciao Marcella, salve. Benissimo. Bisogna avere sempre, secondo me, ruoli distinti. Comunque, secondo me ci sono molti uomini che vanno oltre la donna, mentre i gay. Vanno più donne. Ah, vanno oltre la donna, che vanno molto spesso dalle. Io pure vado, mi curo pure io, però sto qua bene niente. No. Aspetta, sono confuso. Che lui è un uomo del XXI secolo che si cura molto. Il classico macio proprio. È attento all'estetica. Sono attento all'estetica, però comunque ho sempre dei parametri che vanno rispettati rispetto alla donna. La donna è vanitosa, lo sappiamo tutti quanti. Per natura. È la società che ci porta a questo. Quindi. Una forma di difesa. È anche una forma di difesa, sì, giusto. Ok. Caccia la rivoltella, fai vedere che è un'arma. Ah no, quella è l'iPhone. No, me ne occupo qua, che cosa mi ha a difendere, giustamente. No, vabbè.